Eccoci qua con Vito Iacono, benvenuto, momento particolare, ti ringrazio per aver dato pure un po' di tempo, perché immagino che le attività della cantina, no, eccetera eccetera, in questo momento di ripartenza siano frenetiche, però volevo partire con questa chiacchierata con te da un tuo recente post, che hai ripreso una notizia che sembra non essere stata, diciamo, colta da quello che è il sistema istituzionale di Isola d'Ischia. Il pericolo del bradisismo nel porto di Pozzuoli è un po' l'out-out che ha dato la capitaneria di Pozzuoli rispetto a quelle che sono le problematiche di imbarco e sbarco. Sembra di capire che c'è una sorta di, come dire, di un distacco ingiustificato. No, sembra che il problema non sia il nostro, e quindi anche perché diciamo la nota. Ringraziarti perché in effetti sei stato tu a lanciare la notizia, non era in indirizzo anche ai comuni dell'isola d'Ischia, che poi sono i più diretti interessati, no? Anche cioè, il comandante della Capitaneria di Porto non può annunciare che ci saranno delle limitazioni nel traffico verso Ischia e verso Procida e non cooptare non avendo forse delle responsabilità tecniche, no? Dovrebbero esserci. Vabbè, ci sono una forma di garbo istituzionale, ma a prescindere, la notizia c'è, e ancora peggio c'è il problema, no? Perché, insomma, è noto che ogni volta che sbarchiamo a Pozzuoli abbiamo difficoltà a sbarcare con le auto, e quindi il problema lo viviamo nella quotidianità, anche nei ritardi che si stanno accumulando sulla tratta. E ritengo che, io ho chiamato anche la Direzione Generale dei Trasporti della Regione Campania, che ne ha competenza, anche se sembra che la competenza adesso in termini di regia sia stata assorbita dalla prefettura, così come hanno riferito gli stessi funzionari della regione, però chiaramente il problema è che se non mettiamo pressione e manifestiamo un necessario allarmismo, ritengo che purtroppo ne capiamo ben poco, perché mi ripeto, poi sta cosa di trovare delle soluzioni alternative mi sembra un po' tardiva, no? Rispetto ormai, anche se è tardiva anche l'inizio della stagione turistica, ne possiamo parlare, tutte queste presenze poi alla fine non ci stanno, però si spera che si va verso un periodo caldo, e quindi ritengo che bisogna in qualche modo, quantomeno, che i sindaci siano informati di quello che accadrà e di sollecitare questo tipo di interventi. Poi le idee possono essere le più disparate, no? Insomma, anche quella di delocalizzare proprio il porto di Pozzuoli. Cioè, loro parlavano di alcuni pontoni che in qualche modo avrebbero. Da porre davanti, invece la soluzione, almeno telefonicamente, che sembra più, almeno da alcune delle verifiche più imminenti, potrebbe essere quella di un tentativo di dragaggio. Non so se e a quanto serve, non capisco tecnicamente la cosa, però chiaramente il problema c'è, e c'è la necessità che ritengo che i sindaci chiedano al prefetto di essere invitati al tavolo istituzionale, al tavolo tecnico, e di avere questo argomento tra le priorità dell'agenda politica. Ecco, agenda politica che però in questo momento, caro Vito, c'è un'altra verità, quella della campagna per l'elezione del Parlamento europeo. Prima però di arrivare a questa campagna 2024 con un flash, soltanto semplicemente un flash, qual è il tuo ricordo di Bruxelles? Tu ci sei stato insieme a lo ricordo con non con nostalgia, con piacere ovviamente, perché si palpava ed era già evidente allora, quando magari le istituzioni comunitarie, soprattutto il Parlamento europeo, era meno preso in considerazione rispetto ad oggi, che è un luogo strategico dove veramente si decide delle sorti della vita dei cittadini, delle imprese e degli stati. Rispetto a tutto questo scenario di cui ho piena memoria, nella quotidianità ci viene ricordata anche in tutte le direttive che vengono scaricate tra virgolette nei vari stati, e che i candidati che sono venuti qui, almeno i pochi che ho sentito, il problema, io ricordo che lo slogan di allora era l'Europa dei cittadini, no? Quindi il problema sostanziale è che uno debba sentirsi cittadino europeo anche vivendo a Ischia, per esempio. Quindi mi sarei aspettato che chi è venuto ad Ischia a parlare di elezioni europee avesse assunto degli impegni specifici, dove il diritto alla salute, allo studio, allo sport, al lavoro, alla mobilità venga garantito ad Ischia come qualsiasi altra isola, anche piccola isola dell'Europa. Un po' potrei rappresentare
banali esempi, no? Anche perché purtroppo ne abbiamo competenze e responsabilità. Tu pensa che per i nuovi impianti di viti, no? E qui a Ischia sarebbe utile non solo per recuperare una tradizione, quanto ma anche per sostenere il territorio. Per questo al commissariato di governo avevo detto di intraprendere un'iniziativa coinvolgendo la regione, anche le istituzioni comunitarie, di una deregulation che molte isole dell'Europa godono, no? Tu lo sai, anche dal punto di vista della tassazione e quant'altro. Certo, l'Unione Europea nel tempo si è sempre trincerata dietro i due principi che furono statuiti al Maastricht, che è quello della sussidiarietà e della addizionalità, per cui c'era questa autonomia degli stati che sono chiamati a rispettare i tetti di spesa per quanto riguarda i bilanci, però nessuno dall'Europa ci spiega, e spiega all'ultimo cittadino, io sono uno degli ultimi, perché la vita in Italia costa di più e il costo del lavoro costa di più, e perché dico in Italia c'è il numero chiuso per medicina e i cittadini italiani vanno, adesso purtroppo tardivamente sono andati nel tempo a studiare altrove, e poi perché i medici italiani vanno in altri paesi europei perché lì si guadagna di più e quindi l'Italia perde di competitività, perché non so, Stellantis mette in cassa integrazione in Italia gli operai, chiude Torino e poi invece va a lavorare a produrre in altri paesi europei dove la tassazione è più bassa e dove il costo del lavoro è più basso, e quindi loro si trinceranno nel tempo i burocrati di Bruxelles dietro a questi principi, sussidiarietà, addizionalità, aiuti di Stato, e quindi limitavano alcune possibilità di Stati. Intanto è nata non un'Europa a due velocità, ma a 20 velocità, no? Insomma, questo è stato il risultato, ma anche questo buttare la palla nel calcio d'angolo della difesa, della politica, e sappiamo che purtroppo gli equilibri mondiali, no? Insomma, è poco credibile quando l'Italia fa parte della NATO e tanti paesi dell'Europa, tutti fanno parte della NATO, e poi pensare a un altro organismo che fa, poi se la NATO la pensa diversamente da te, quindi o ti sganci da un sistema e li rimetti sul tavolo tutte le strategie, invece su questi aspetti qua, diritto alla salute, quindi che l'Italia può spendere più in sanità, che l'Italia può pagare di meno il costo del lavoro, che l'Italia può garantire il salario minimo, su queste cose qua ritengo che chi si candida al Parlamento europeo potrebbe portare avanti delle battaglie anche che potrebbero affascinare i giovani, no? Secondo me. Invece io vedo che non si dice niente sostanzialmente, chi viene qua parla di arte, di cultura, su anche temi interessanti, ma dietro c'è una complessità di problemi che poi potrebbero rendere anche il nostro patrimonio turistico, culturale, artistico sicuramente più competitivo in termini attrattivi. Senti, la tua foto io? Furio, io devo dire la verità, ho una difficoltà, perché chiaramente non mi rassegno che il dibattito politico sia quello dei social sostanzialmente, per cui come dici qualcosa ci sono i tifosi, anche se sia un po' scemata, no? Perché la transagonistica è terminata. Però chiaramente io ritengo che c'è. Senza che ti elenco tutte le note, come dalla segretaria, gli uffici, PEC, per avere documenti, progetti, ma per capire cosa stesse accadendo, insomma, e i ritardi nell'acquisire questa documentazione, la chiusura di un confronto su idee, su progetti, un sindaco che mi dicono che abbia parlato di pacificazione in campagna elettorale, un cittadino mi ha ricordato di recente che nell'ultimo consiglio comunale ti conti non prendo neanche un caffè, c'è un problema di stile. Io se non ho condiviso un percorso elettorale umano, personale, chiaramente non è che mi sento migliore, perché la pensiamo diversamente su come ci si comporta nella quotidianità. Ma lo dicevo al consigliere Laezio, che si meravigliava di avermi visto al funerale, penso alla mamma del parroco, del presidente del consiglio comunale. Lui, Laezio, era consapevole della schifezza che Matta aveva fatto dicendo bugie, scrivendo cose false per non far fare il camp al Foglio Basket a inizi di luglio, e dire che c'è, quindi uno mi fa del male, che poi non è la politica, quindi è un'altra cosa, insomma. Perché qual è questa storia, spiegata, che non la no, questa è la storia anche di cui abbiamo nel consiglio comunale, il Foglio Basket ha fatto una richiesta del palazzetto dall'1 all'8 luglio, perché c'era questa partnership con Rimini, dove collabora Francesco, e con Milano, con Gigi D'Atome, e il presidente del consiglio comunale, la domanda è stata fatta al sindaco ovviamente, no? Di iniziativa risponde
che non è possibile che in quel periodo dovevano svolgersi dei lavori. Cerco tra le carte, non trovo traccia di, questo, di un'ipotesi di intervento, almeno in generale, almeno in quella data. Vado da Raga, che è il responsabile, smentisce che è stato programmato. Settimana scorsa ha detto mi hanno portato un qualcosa, sto vedendo. Quindi, e quindi è evidente, ma questo dice, lo dicono i consiglieri, è stato un dispetto, una schifezza gratuita rispetto a, diciamo, a che, dove non c'entra niente la politica, ho spiegato anche a Tonino Boni, a Nicolino Nixon. La politica rispetto a queste idee, mi sono scontrato anche con Del Deo, no? Sull'idea della vaccinazione. Cosa c'entra la politica col dire le bugie? No, abbiamo fatto l'istanza l'anno scorso per oltre 30 ore, no? Tra Serie C e miei giovanili. Dice questo Matter avrebbe visto Nicola Gallo e cosa? Dice no, io avremmo tutte le ore che avete chiesto. Dopodiché è andato Tonino Boni, mi riscrive, dice ma di quando sono, ma a novembre mi ha mandato la nota, c'ho lo screenshot del WhatsApp che erano state chieste 30 ore, l'ho mandato perché ci può darsi che non lo sapeva, questo Matter l'ho mandato anche di nuovo, perché dobbiamo far prenderci in giro rispetto all'opportunità delle bugie. Ma cosa c'entra questo con la politica? Allora dire perché ognuno si fa la politica. Ma il tempo adesso si fa. No, non si fa. Fortuna Francesco, che poi si è anche umiliato, insomma, a chiamare lui direttamente alla Ezza, Gianni Matter, compagnia, ha chiamato anche a quella che loro dicevano che era la ditta che avrebbe dovuto fare i lavori, questa ditta che poi in prima iniziativa mise il parquet, insomma, non sappiamo niente di questi lavori. Comunque, lui andrà con Maiera, noi stiamo cercando di riparare con Cesare Comini a fare la vacanza basket 10-15 giugno, ma anche là ancora non ha creato una risposta. Insomma, allora chiedo anche agli uffici, c'è uno spazio di agibilità rispetto alla politica dove nel rispetto di alcuni regolamenti, di un'interfaccia diretta fra le imprese, i cittadini e il comune, voi dite sì, c'è disponibilità di spazio, vi diamo. Infatti questa cosa della richiesta di contributo di 100.000 euro da candidare sull'associazione delle università, bisognava dire a tutti, cioè, c'è trasparenza, è intenzione di questa amministrazione promuovere la richiesta di contributo. Non è che tutti quelli che hanno fatto la domanda a un certo punto li metti dentro e hai escluso quelli che hanno, cioè, poi dico, faccio l'esempio perché poi chiaramente veniamo a bomba su quello che magari potrebbe interessare, perché io chiedo un'altra cosa alla segretaria comunale. Siccome è noto che il presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali, a maggior ragione per i comuni superiori a 15.000 abitanti, hanno un ruolo di indirizzo e di controllo, il presidente in particolare deve rispettare i criteri di terzietà e di garanzia, non può entrare negli uffici e dettare l'agenda e il modus operandi degli uffici, perché io sfido tutti praticamente, ma l'ho detto anche in consiglio comunale, a dimostrare che gli uffici danno l'incarico a Vito o a Gaetano a un'azienda e non c'è stato il politico, perché poi sarebbe strano che sono riferibili a candidati o sono direttamente candidati o quant'altro. Per cui, perché altrimenti sarebbe un profilo tra virgolette concussivo, no? Io sento forte la pressione del consiglio comunale di maggioranza, che ho quello del candidato che non è stato eletto, e mi sento costretto a, ci sta, nel senso, cioè non obietto un modus operandi che io non avrei fatto sostanzialmente, però chiaramente mi aspetto dagli uffici, anche a garanzia del proprio operato, di lasciare un minimo di agibilità al paese in termini di trasparenza, di competenza, di qualità dei servizi che loro offrono e quant'altro. Questo è il dato sostanziale, anche perché lo stesso decreto di nomina dei dirigenti da parte del sindaco, che si richiama una normativa che richiede specifiche competenze, ormai tutti i dirigenti, ma fanno bene, perché con umiltà e onestà si stanno dotando di un'assistenza, no? Perché chiaramente, evidentemente il sindaco non ha decretato lo sport system sulla scorta del rispetto della legge in materia di competenze, perché se poi chi nomini deve dotarsi di un supporto significa che c'è un problema anche di conoscenze, di competenze, di esperienza, anche che lo sport system ci stanno mille modi per farlo. Di qui anche a tutte le eccezioni che ho fatto sulla modalità di gestione dei lavori pubblici, appunto di affidamento degli incarichi. E poi senza che ci sia un'idea di paese, abbiamo già detto anche in altre occasioni, no? Insomma, a parte il fatto grave, no, sul quale chiedevo la convocazione del Consiglio Comunale, ed è giusto che il sindaco venga a relazionare, perché l'episodio dell'interdittiva anti-camorra, antimafia, aveva un subappalto, è intervenuto cosa ancora più grave in una scuola. Per il sindaco, se sa la carta a porta, deve solo riferire non a me, al Consiglio Comunale. Parlano di lavori ma al paese deve riferire quali sono le dinamiche che portano a queste. Poi ognuno che risponde alla propria
propria coscienza, c'entravo, non c'entravo, cioè, no, però è giusto che il paese venga informato in maniera, e la stampa, puntuale, no, tu hai dato le giuste interpretazioni, però è giusto che il sindaco rappresenti nei luoghi. Vabbè, il nostro articolo racconta quello che è successo. Ma perciò dico questo è il dato sostanza, perché per esempio c'è un problema di traffico, è noto, no, sostanza, io se mi fossi insediato, tutta la storia di realizzare i parcheggi nelle aree periferiche del comune, la collina di Monticchio, la viabilità alternativa tra via Giovanni Castellaccio e Monticchio, la realizzazione, non si parla di rifiuti, non si parla di depuratore, per esempio, no? Dico, ci sono sensibilità in quel consiglio comunale di maggioranza che dicevano di essere ambientalisti, fanno le giornate ecologiche, ambientali, ma che senso ha se poi il consiglio comunale non parla e non risolve i problemi legati prettamente a quelli che dovrebbero essere i temi? Cava dell'Isola sta là, per dire, si spende più di 1 milione di euro per il campo sportivo ampliando la capienza, e poi si realizza un parco urbano alle spalle, magari lì bisognava parcheggiare, realizzare parcheggi, creare una viabilità alternativa, rendere le strutture sportive più accessibili, ampliarli in termini di disponibilità. Poi chiaramente tu gli hai dato anche voce, io sono stato coinvolto e taggato in un post, no, della Ecomenia, che poi chiaramente poi sì, dato. Dico, poi rispondiamo, lì faccio su battaglia che facciamo da 30 anni, sarebbe anche, ma io non voglio gratitudine da nessuno, ci mancherebbe, però l'onestà intellettuale di dire che sul campo sportivo io andato e non c'era organista, noi quando è stata chiusa la palestra a Panza qualche mese fa abbiamo proposto di portarlo fuori dal decreto di realizzare la struttura, cosa che chiediamo di fare un altro piccolo campetto alle spalle del palazzetto sul lato monte. Chiediamo di aprire il playground delle scuole medie, perché è un playground, non è un appannaggio della scuola, perché fu finanziato dalla regione come tale. Ci proponemmo con degli sponsor a mettere a posto il Luca Barsofiore, ma la situazione è quella che è. Per cui non si con questo famoso auditorium palestra che volevamo fare, progettato da Andrea Mattera ai tempi ancora pensavo di Franco Regine come sindaco, che si può realizzare, sta già il progetto già approvato, sta là. Su queste cose, insomma, cioè, noi vorremmo anche condividere. Cioè, oltre, poi chiaramente, siccome chi gestisce un'altra parte politica, della cui parte, cioè, io sulla proposta e sul controllo su come vanno le cose, bene, ma su altro, e poi c'è il problema dell'isola complessivamente, non penso che sia un'isola in sicurezza. Io questa, adesso te la faccio davanti, siamo scusa, in piena, scusa. È complicato, le domande e realtà, però provando un po', no, figurati, è sempre un piacere, anche perché voglio dire, sei uno dei pochi a cui non bisogna fare domande, perché gli argomenti nascono spontanei. Però il rispetto anche del lavoro. In conclusione, ecco appunto, l'isola. Stai aprendo una riflessione sull'isola in sicurezza, che è un po' il tema dei temi. Io dico, fortunatamente se ne occupa almeno una testa che in qualche modo, anche per il ruolo, per il blasone che in qualche modo richiama, riesce un po' ad essere super partes anche rispetto ai player locali. Che valutazioni fai dell'isola? L'isola è in evidente difficoltà, no? Rispetto ad aspetti strategici, no? Quella della se siamo competitivi, se l'isola è facilmente raggiungibile dalla terraferma e se i nostri cittadini riescono facilmente a raggiungere la terraferma. È competitiva se offre servizi sanitari all'altezza dei tempi che viviamo, delle criticità e dei problemi che nella quotidianità viviamo. L'isola è competitiva se è sicura. No, io ritengo che rispetto agli eventi sia del terremoto che poi anche della frana, in parte l'ha descritta anche Luciano Castaldi, sì, nell'articolo che tu hai ospitato, ma il problema è che dietro al dato, diciamo, non voglio entrare nella retorica, nella demagogia, perché chiaramente ho responsabilità anche, penso, istituzionale. Io ritengo che, io sono d'accordo con te che c'è una sola testa, di questa testa ritengo che sia funzione delle teste che operano sul territorio, nel senso, io vedo che ci sia un'evidente contaminazione, perché l'ho spiegato anche sul palazzetto, no? Cioè, allora io a me non piace parlare di falso, di reato, perché a me non piace denunciare, ma il palazzetto dello sport, l'unica notizia che c'è è che gode di un contributo da parte del commissario di governo
perché praticamente è legata alla frana l'evento della, che è saltato il parquet, ma è una bugia. Ci sono le telecamere che riprendono il fatto che è avvenuto addirittura ad aprile, e ancora prima era avvenuto per il fatto del tetto fotovoltaico che era saltato. Che senso ha nella coscienza di Legnini, che io non conoscevo, quindi il blasone non mi era dato, perché ho vissuto un'altra stagione politica con altri nomi, cioè con forse un altrettanto minore blasone, che senso ha macchiarsi alla sua età, io ci matrimonio, macchiarsi la coscienza con bugie, non dico farsi, con bugie che stanno dietro a molte degli appostamenti di bilancio che lui ha fatto sulle... Io ho letto un cartello a casa Micciola, o mi sono scusato il termine, rincoglionito, non so, io parlo, leggo a casa Micciola del ripristino di un antifrana. Io non li ricordo quei marciapiedi a casa Micciola che stanno a che si, perché si dicono bugie. Poi uno si assume la responsabilità amministrativa di fare quello che vuole, e tra le priorità dal 2017 ad oggi non si è mosso un chilo di macerie, e quindi la priorità qual era e qual è ancora quella dell'estetica cittadina, o è quella della funzionalità nel suo complesso dell'isola? Perché anche rispetto alle cose che accadono, a me non piace la di altri comuni, infatti facciamo come se non avessi parlato di casa Micio a Foglia, a Bandinalpe, no, col litorale costiero, ma dica, anche l'Accamino, no, il porto chiuso, perché la colpa non è né di Legnini né della politica, è evidente che del tessuto socio-economico, no, ma l'Accamino si chiude un porto, no, oltre al disagio oltre al disagio di chi aveva una barca, no, ci sarà un problema economico degli operatori del territorio. Allora, non entro nel merito della legittimità o meno, ci mancherebbe, del provvedimento del giudice, però non sento, capito, una tensione che non è legata praticamente a un problema che un comune come quello, sono andato io in chiesa Santa Restituta, passeggi per, non è che vedete, palpi questa, allora il problema di è questo, cioè secondo me è che magari anche Sant'Angelo sento che poi ha dei problemi in termini di presenza, Ischia, noi fuori rivendichiamo il merito anche, secondo me, non solo alla politica, anche agli operatori economici, soprattutto secondo me sono punti di vista, poi la politica fa la propaganda che deve fare, come l'hanno fatta a Monteone, quella cosa vergognosa, insomma, di cui un giorno se ti va ne parliamo direttamente là, qual è il ruolo della politica, del sindaco e degli uffici, qual è il ruolo legittimamente operato dai controlli della polizia, è il ruolo della polizia, ma non capisco cosa c'entri la politica, cosa c'entra proporre, mi è stato detto, la propria sede elettorale come presidio di sicurezza della polizia, quando la notizia da verificare, ma quando i problemi sono ben altri, il comune, la politica deve creare presidi di socialità per superare il disagio sul quale loro prendono i voti, il disagio sulla paura, sulla mancata integrazione, non deve reprimere la politica, deve prevenire con politiche sociali adeguate, anche a Monteone, che non è Chiaiano, con tutto l'affetto e la solidarietà per gli amici di Chiaiano. Fatto questo, per cui è un'isola, insomma, che non reagisce, no? Tu vivi nella scuola, no? Per cui sai, fai le battaglie che fai, ma spesso immagino che ti senti solo, no? Sempre. No, rispetto agli altri genitori, rispetto anche ai giovani. Se noi dobbiamo ragionare su questo, che non c'entra niente, poi si leverà anche l'asticella del dibattito politico, anche sul lavoro, insomma, sulla sicurezza, su tutto. Però secondo me il problema è di capire come risvegliare le coscienze. Tu col tuo giornale provi di farli, insomma, se non c'è uno si può, perché poi il rischio è quello di entrare nell'autoreferenzialità, no? Tu ci vuoi perché ti fa piacere, perché effettivamente ci credi. Ma noi ci crediamo, magari non mi posso, ma lasciate l'argomento. No, dico perché poi diventa anche una cosa, spiego anche nostra propagandista delle cose che diciamo. Per cui ragioniamo su cosa che possiamo fare, no? La stampa, perché Ischia ha bisogno, secondo me, anche di questo, cioè di una ricostruzione dalle basi del tessuto sociale, prima della messa in sicurezza delle montagne, che magari vediamo troppo lontano finché non ci cadono addosso.